Spettacolare e delicato il recupero dell'aereo con il quale era stato effettuato un atterraggio d'emergenza sul lago Rai nei giorni scorsi, un intervento che si è dovuto sviluppare in due distinte fasi e che ha visto il grande lavoro di squadra della Protezione Civile Trentina. Stiamo imbracando l'aereo in maniera di portarlo giù il più dritto possibile in modo di distribuire uniformemente il peso. È stato imbragato, ci è voluto un po' di tempo per imbragarlo correttamente perché non si voleva rovinare nulla delle parti ancora magari recuperabili dell'aereo utilizzando un paio di reti, delle corde. Dopodiché è stato agganciato all'elicottero con una corda di 50 metri per evitare che il flusso desse fastidio all'aereo durante il volo e poi è stato trasportato lentamente a valle perché ovviamente un aereo vuole volare e di conseguenza non si poteva dargli eccessiva velocità. L'abbiamo depositato poi in un deposito di legname non lontano da Predazzo, dove ora stanno preparandolo per caricarlo su un camion e dopo trasportarlo a Belluno. Nel complesso, l'operazione di recupero e trasporto a valle ha richiesto poco più di 1 ora e mezza e si è conclusa positivamente grazie a un grande lavoro di squadra, come detto. L'intervento sul luogo dell'atterraggio di emergenza ha permesso anche di ripristinare l'area naturale, garantendo la tutela ambientale e la sicurezza di un'area frequentata dagli sci alpinisti nel periodo invernale e dagli escursionisti in quello estivo. Siamo intervenuti il giorno successivo all'incidente insieme ai vigili del fuoco e come guardia di finanza siamo stati a disposizione della Procura, della Agenzia Nazionale Sicurezza Volo per cristallizzare la scena di quanto avvenuto, raccogliere la documentazione e ciò che abbiamo trovato all'interno dell'aeromobile Poi successivamente, insieme ai vigili del fuoco, è stato messo in sicurezza e delimitata l'area dell'incidente. Sul posto è intervenuto anche il tecnico investigatore incaricato dall'Autorità Nazionale Sicurezza Volo per raccogliere gli elementi necessari alle indagini sulle cause dell'incidente aereo. Il Piper, modello Archer 2, è stato successivamente caricato con le ali preventivamente smontate su un camion dotato di gru, partito poi per Belluno, dove rimarrà a disposizione per la conclusione degli approfondimenti giudiziari. Ringrazio tutti perché veramente ho trovato il supporto di persone estremamente competenti e cordiali che ci hanno veramente seguito e aiutato in tutto, per cui siamo in attesa dell'esito delle indagini dell'NSV per andare a chiarire il quadro di quello che ha portato a questo evento e quindi siamo fiduciosi che arriveranno presto. Per il momento l'unica cosa che veramente ci importa è che tutti i ragazzi stiano bene, che nessuno si sia fatto male.